Ciao amici e amiche, sono Luce e benvenuti in questo video. Non sono da solo oggi in questo video, oggi siamo insieme al Ciucciarello. Infatti, ragazzi, benvenuti nel post partita di Napoli-Benevento, in cui è finita 2-0 con la vittoria del Napoli. Sì! Napoli è tutta azzurra! È vero, Ciucciarello, vero? Sì! Il Napoli vince al Maradona contro il Benevento! Finalmente una gioia in questa vita! Dopo l'eliminazione dell'Europa League, dopo la sconfitta in Supercoppa, finalmente una buona notizia! Il Napoli vince il derby e portiamo a casa 3 punti importanti! E adesso, tutti uniti per conquistare la zona Champions, dove quest'anno sicuramente il Napoli non deve sbagliare. Va a segnare il gol dell'1-0 Mertens. È tornato il Ciro Mertens. Oh, mamma, innamorato. Oh mamma, 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 oh mamma, mamma, mamma. Sì, perché mi batti il cuore. Ho visto il Ciro Mertens. Ho visto il Ciro Mertens. Mamma, innamorato. E poi viene ammonito Koulibaly come uno scemo. E ne andremo a parlare dopo. Poi va a segnare il gol del 2-0 Ampolitano, che non si è capito nulla. Nulla, dopo. Nulla, ripeto, non si capisce nulla, sarei gol di Lorenzo di Politano, ma hanno segnato i gol a Politano, in cui un primo tempo un quasi un po' spento, un Benevento senza Pippo Inzaghi, dove è allenato il vice allenatore, perché Inzaghi è stato espulso. Il Benevento non ha fatto molto granché in questa partita, non ha portato a casa i 3 punti per la salvezza, ma meno male, ma non per qualcosa. Poi viene espulso Koulibaly come uno scemo. Cioè, ma tu perché devi fare fallo? Almeno potevi rubarti la palla senza problemi. Se sapevi già che tu fossi ammonito, me lo dicevi. Cioè, non lo facevi. Koulibaly, mi dispiace. Ragazzi, sono contento. Il Napoli torna a vincere dopo un periodo difficile, perché questo è un periodo difficile per il Napoli. E queste sono le ultime partite di Gattuso, cioè l'ultima stagione che si farà a Napoli. Il nuovo allenatore sarà Sarri? Non lo so. Ma io non lo voglio questo sturduto, perché è uno sturduto Sarri. Perché è uno sturduto? E da sì, lui è bravo Sarri. Ma quello Sarri faceva sempre giocare gli stessi giocatori. Non dava mai spazio ai suoi. E per colpa sua se ne sono andati eccellenti giocatori. Nei giocatori eccellenti se ne sono andati per colpa di quello sturduto. Almeno Gattuso fa giocare gli stessi, ma il gioco di Gattuso non mi sta piacendo. Voglio una nuova allenatore che sappia svegliare questi ragazzi e si impegni un po' sul mercato. E adesso passiamo subito alle altre partite del weekend di Serie A. Passiamo subito, ragazzi, a Spezia Parma. In casa dello Spezia finisce 2-2. Va a segnare il gol dell'1-0 Caramo, con l'assist di Gaiole, Hermani con l'assist di Brunetta. Poi va a segnare il secondo tempo Chigliasi con l'assist maggiore, la pareggia Chigliasi con 2 volte di fila con l'assist di Chigliasi maggiore, diverte. Grandissima prestazione dello Spezia, l'italiano sta facendo del bene e lo vedo candidato per il prossimo allenatore del Napoli. Un punto importante per lo Spezia, questo 16° posto. Attenzione, lo Spezia! Se tutti questi pareggi non bastano, perché lo Spezia dovrà portare 3 punti importanti, se no la salvezza se la scorderanno. E quindi il Parma è invece un punto che non basta. De Zerbi sta sbagliando troppo. Secondo me così il Parma in B. E non vogliamo questo. Il Parma ci proverà. Tra Bologna-Lazio, clamorosamente finisce 2-0. La Lazio perde in casa contro il Bologna. 2 gol, 2 pappine per la Lazio. Di Inzaghi, Massimo Begliè, Sansone, Vassi del Barro. Il Bologna porta 3 punti importanti e la Lazio si ferma in classifica. Così non va bene per la Lazio, che fa superare pure dal Napoli. E il Napoli deve assolutamente andare 3 punti importanti. La Lazio la vedo un po' floscia, l'ho vista floscia in questa partita. E assolutamente deve trovare la giusta strada, altrimenti sarà molto ai grossi. Passiamo subito alla Verona Juve, che è finita col parità delle squadre. Va a segnare Ronaldo e non basta.
E la Parigi secondo me è pronto un baracco, la sera Azovic. E quindi la Juve, diciamo ciao ciao scudetto, un punto non molto importante. Per il Borone di Juric invece sì, un punto molto importante. La Juve si allontana sempre di più dalla zona scudetto, perché sembra che l'Inter si stia prenotando come nuova squadra che vinca lo scudetto, ma anche il Milan ci proverà. Vero Succi, vero Succiariello. La Juve, come ti è sembrata? Vabbè, da parte degli scherzi, non è stata molto una grande Juve. E quindi direi che così non può andare. Passiamo subito a Sampdoria-Atalanta, in cui finisce 2-0 la vittoria dell'Atalanta. Va a segnare gol dell'1-0, Malinowski, assist di Muriel. Va a segnare Maher. Va a segnare Gosens, assist di Maher. Terzino ex gank, grandissima prestazione per questo nuovo terzino, penso che sia ucraino, penso. Gosens che si involve 2-0 e porta 3 punti importanti e va al quarto posto. Tra Inter Genoa finisce 3-0, in cui è finita. Allora, segnare Lukaku e l'assist di Martinez, prova a segnare Matteo D'Arema con l'assist di Lukaku e prova a segnare Alex Sanchez. L'Inter porta 3 punti importanti, si avvicina sempre di più al suo obiettivo. L'Inter quest'anno ha perso la Champions, Europa League, la Coppa Italia, ma almeno lo scudetto, forse non gli toglierà nessuno, vero Ciucci? E quindi, vero Cicciarino, vero, sì. Allora, il Genoa rimane lì fermo all'11° posto, dopo una grandissima prestazione. E quindi il Genoa non ha trovato testa per questa squadra, mi dispiace molto per il Genoa che sta trovando una grande stagione da protagonista. E vedremo come andrà a finire. Tra Cotone e Cagliari, finalmente a Cagliari trovano il sorriso. E quindi Cagliari trova la sua vittoria per segnare Pavoletti con Gonis, per segnare Gio Pedro al calcio di rigore. Poi ascolta le Gonis che salterà il prossimo match. Cagliari porta 3 punti e si è avvicinato al 18° posto. Attenzione che potrebbe fare il sorpasso il Cagliari. Finalmente se abbiamo visto il Cagliari di Semplici, che si porta a casa 3 punti. Quindi Stroppa è sempre più a rischio. E quindi come nuovo sostituto si pensa a Bucci, ex allenatore Empoli e Sassuolo. E quindi Stroppa si allontana sempre di più. E quindi per il Cotone la vedo difficile una salvezza. E quindi torno in Serie B, non gli torna nessuno. Ma se passiamo subito a Roma-Milan, in cui finisce 2-1 vittoria del Milan. All'Olimpico finisce 2-1. Va a segnare il gol dell'1-0 Jordan Veretout, l'assist Spinazzola. E questo gol non basta. La pareggia Rebic con la Selemankers la chiude. Che sì, al calcio, si ha segnato la fine, Rebic con l'assist di Selemankers. Il Milan porta 3 punti importanti e si avvicina di più all'Inter. Milan prova il sorpasso che finalmente torna a vincere dopo due orrende prestazioni. Vedremo un po' come andrà a finire, ragazzi. Questo episodio è Milan che assolutamente vuole raggiungere l'Inter e trovare una stagione da protagonista. Se non ci riuscirà, almeno tornerà in Champions dopo tanti anni. La Roma non rende prestazione. E fa felice sempre di più Adia, anche il Napoli, che sono a caccia di 3 punti importanti. Va bene, questa partita finisce qui, noi ci vediamo a video, noi ci vediamo durante il turno settimanale da Napoli Sassuolo. E quindi...